Ecco, io mi prendo qualche minuto solo per introdurre il tema di questo nostro incontro che è legato alla Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali, che sapete essere giunta alla sua 50ª edizione, che trae spunto dal messaggio che il Papa invia a tutti gli operatori della comunicazione del globo e che quest'anno ha un interessante binomio: comunicazione e misericordia. Ecco, per comprendere questo strano binomio tra comunicazione e misericordia, secondo me bisogna partire da quello che è non semplicemente uno slogan di Papa Francesco, ma è secondo me una sua chiave di lettura, che è esplicitamente messa per iscritto nella sua enciclica Laudato Si, che noi come operatori del territorio reatino dovremmo considerare come qualcosa che ci riguarda ancora più da vicino, visto che è dedicata al tema del rapporto con la casa comune e la cura della terra, dove il Papa dice che tutto è connesso. Questo principio, diciamo così, mi pare che stia dietro a questo strano binomio comunicazione e misericordia, perché penso che qualcuno potrebbe giustamente chiedersi che cosa entri in gioco tra la comunicazione e la misericordia. Ma se partiamo da questa premessa per cui tutto è connesso, direi che c'è una possibilità per leggere insieme questi due termini, e cioè a dire che la misericordia è in qualche modo ciò che tiene unito il mondo. Siamo a qualche giorno dalla Shoah, che non è una memoria prigioniera del passato, ma ci ricorda che se il mondo non avesse la possibilità di un perdono, inteso come possibilità di andare oltre, il mondo sarebbe destinato inevitabilmente alla sua dissoluzione. La parola misericordia, perciò, per il credente evoca sicuramente Dio che si china verso l'umanità, ma dice anche che nel mondo, come nelle relazioni, se vogliamo, brevi, senza la possibilità di questo surplus che è la misericordia non si va da nessuna parte. La misericordia perciò è una necessità, non è semplicemente un bisogno. E direi che ci richiama questa parola che per il credente è Dio stesso, perché il nome di Dio è appunto il misericordioso, che in realtà esistono relazioni asimmetriche. Noi siamo dentro una cultura che tende a livellare tutto, in nome dell'egualitarismo sembrerebbe che non ci siano più differenze, ma la misericordia ci dice invece che esistono ancora le differenze. Ciò che è importante è che chi sta in alto o sta in una posizione di forza non eserciti questa posizione in una forma di dominio, ma appunto ispirandosi alla misericordia. Dico questo perché se vogliamo entrare in questo tema della misericordia in rapporto alla comunicazione, dobbiamo tenere bene a mente che la simmetria non è sempre e necessariamente qualcosa di negativo. Il punto è di come la si interpreti questa simmetria. Banalmente, tra genitore e figlio si può dire di tutto, ma se si nega la simmetria che è data dall'età, che è data dall'esperienza e dal ruolo, si finisce per non incontrare la realtà per quella che è. Ma la simmetria non significa però che il genitore, come nel padre padrone del passato, debba esercitare questo come una forma di dominio. La simmetria però rimane, anzi è la condizione perché tra genitori e figli si possa stabilire un rapporto che sia veramente creativo. Allora, mi pare che se così è intesa la misericordia, non la dobbiamo allora collegare a quel certo falso buonismo per cui spesso la misericordia viene barattata per una sorta di amnistia generale della serie liberi tutti. No, la misericordia, come ha detto Giacomo Poretti, uno dei tre Aldo, Giacomo e Giovanni, di recente in una pubblica presentazione del libro del Papa, è l'Everest del cristianesimo, cioè la punta più alta del cristianesimo. Ma come ogni montagna che si rispetti, appunto l'Everest, si tratta di un percorso tutt'altro che scontato, che richiede una grande energia
per cui la misericordia lontano sia dal buonismo, ma è lontana anche, diciamo, da uno sguardo distaccato, perché lo sguardo distaccato, presbite, cioè quello appunto come il mio che non riesce a vedere se non diciamo nell'immediato e non va oltre, rischia di essere uno sguardo che in qualche modo non ci fa incontrare la realtà, ma ce ne mostra in qualche modo la distanza. Ora, la parola comunicazione per definizione è chiamata ad onorare soprattutto un compito, cioè quello di creare la comunione, perché la comunicazione sta alla comunione come la strada alla meta. La meta è la comunione e la comunicazione è, per così dire, la strada. E allora vengo a chiudere, perché poi il messaggio ciascuno, se vuole, potrà leggerselo. Mi pare che ci siano delle indicazioni anche per noi a vario titolo operatori nel mondo della comunicazione, dai giornalisti ai fotografi, ai reporter, ai radiofonici, a tutti quanti. Ecco, mi pare che la prima considerazione che si può trarre da questo binomio è che la comunicazione è tale se riesce ad essere personalizzata, cioè rivolta non alla massa, ma rivolta a ciascuno colto nella sua unicità. E questo è possibile quando cerchiamo sempre nel nostro lavoro di metterci nei panni dei nostri destinatari. La comunicazione richiede perciò uno sforzo di immedesimazione, non per dare la minestra riscaldata che vogliono che gli altri ascoltino, ma perché dobbiamo sempre tenere presente che non abbiamo a che fare con un target generico, ma con persone, ciascuna delle quali irripetibile. Una seconda conseguenza è che una comunicazione che sia capace di creare comunione deve essere una comunicazione che ci rende sempre inquieti, insonni, cioè che non si accontenti di quello che banalmente è più facile. Voi sapete, questo è il demone della nostra società: fare le cose più facili in nome della maggiore efficienza, ma farle più facili molte volte significa farle in una forma che non è adeguata alla realtà. Per cui la seconda conseguenza che io tirerei da questo binomio è che sia la nostra una comunicazione che ci renda inquieti, cioè che sappia osare di andare dentro alla carne viva della società, ma con uno stile che sia appunto misericordioso, cioè che non utilizzi la comunicazione come un'arma contundente per altri scopi. È evidentemente una prospettiva molto esigente questa, perché il rischio di utilizzare la comunicazione per altri scopi è sempre presente, e questo coincide con quella comunicazione un po' diabolica nel senso etimologico del termine, che crea divisioni, genera sospetti e soprattutto instilla sfiducia. Ora, noi viviamo una stagione in cui siamo tutti quanti dentro un'atmosfera di sfiducia. Se la comunicazione finisce per assecondare questo trip della sfiducia, della diciamo così sensazione che tanto ormai è tutto finito, che andiamo verso lo sfacelo, sicuramente non crea comunione, crea divisione. E crea divisioni in questo senso, essendo essa stessa diabolica. Allora, il secondo effetto di questo rapporto tra comunicazione e misericordia è una comunicazione che abbia l'audacia di essere inquieta e quindi che sappia andare a cercare le cose senza assecondare solo ciò che è più facile, ma che nello stesso tempo si prenda cura della realtà. Prendersi cura vuol dire, stando almeno a quello che il Papa dice, evitare quell'atteggiamento che tende a dividere la società tra ciò che è scarto e ciò che invece sarebbe importante. E questa pure mi pare che sia una provocazione molto importante per noi. E da ultimo, ma non per ultimo, il testo del Papa mostra che una comunicazione adeguata all'oggi è quella che sa far leva su tutti i linguaggi, ivi compreso quello delle nuove piattaforme digitali,
non è che siamo così ingenui dal non sapere che tutto questo stia producendo anche degli effetti in campo, ad esempio, educativo. Voi tutti avete, immagino, dei figli e sapete quanto l'impatto, ieri sera era a cena alla parrocchia di San Michele con i ragazzini della comunità della Cresima, e anche lì si è riprodotto quello che normalmente accade, cioè che ognuno stava col suo smartphone e seguiva un po' le sue cose. Ma queste sono le realtà pericolose di cui dobbiamo avere avvertenza. Ciò non toglie che ogni forma di linguaggio, ivi compresa quella digitale, sia effettivamente una straordinaria opportunità. E il Papa tende a dire una cosa che spesso non si sente neanche nella cultura diffusa, cioè che ciò che fa la differenza non è la performance, ma è il cuore della persona, cioè dietro il display elettronico, ciò che fa veramente la differenza è la persona. E quindi, lungi dal dire buttiamo a mare queste forme di comunicazione, dovremmo cercare insieme di farne occasioni anche qui di incontro e di confronto. E da questo punto di vista anche la presenza di diversi siti web e di diverse forme di comunicazione digitali, chat e quant'altro, mi pare che sia un segno che vada, diciamo così, annoverato tra quelli positivi, perché anche questo aiuta, diciamo così, il confronto. Ecco, il testo del Papa mi pare che sia un'occasione per tutti di rileggere la propria vita quotidiana, che è fatta anche di tante altre preoccupazioni, perché so che anche per voi la vita non è semplice, soprattutto nel mercato oggi della comunicazione, che si è fatto molto più competitivo e anche, diciamo così, molto più duro. Però mi pare che sia questo messaggio, comunicazione e misericordia, una boccata d'ossigeno che forse può essere utile al di là adesso, diciamo così, di questo momento. E per questo io volentieri ve ne ho fatto una copia, perché possiate ritornarci, insomma, per proprio conto.